L'infelicità è una casualità, la beatitudine è la nostra natura. L'infelicità va e viene, la beatitudine rimane. Purtroppo, a causa del nostro meccanismo sensoriale, l'infelicità acquista un enorme rilievo. Quando vediamo qualcosa di triste e infelice, lo ingigantiamo, tutti i nostri sensi si riversano su quella percezione, così che diventa il punto focale di tutto il nostro essere. Laddove non abbiamo alcun senso rivolto all'interno, tutti i cinque nostri sensi sono estroversi, rivolti verso l'esterno. Occorre sviluppare il senso interiore, il sesto senso. I nostri cinque sensi sono effettivi, li abbiamo sin dalla nascita. Il sesto senso è un potenziale, se lo si allena, se ci si lavora su, se lo si aiuta a evolvere, a svilupparsi, cresce e diventa un fenomeno così potente da assorbire in sé tutti e cinque i sensi corporei. Quel sesto senso è in grado di fare tutto ciò che fanno i cinque sensi, in grado di vedere e può farlo anche senza occhi. Questa è chiaroveggenza, in grado di sentire e lo fa senza orecchie, questa è telepatia. Quando il sesto senso, il senso interiore, inizia a funzionare, tutti e cinque gli altri sensi non sono nulla a confronto. Il sesto senso ha qualcosa in più, è in grado di guardare dentro, di sentire dentro. Il sesto senso è bidirezionale, può focalizzarsi sulla dimensione esteriore e può rivolgersi a quella interiore. Quel sesto senso ti integra, ti rende un individuo e le due dimensioni, esteriore e interiore, scompaiono in quel collegamento. Sviluppandolo per la prima volta si arriva a conoscere l'esistenza come totalità, non più come interiore o esteriore, non più come oggettiva o soggettiva, non più come un io e l'altro. Tutto è uno, così dentro, così fuori, ogni distanza, ogni diversità, ogni io contrapposto a un tu scompaiono, esiste un'assoluta unità. Ma quel senso interiore deve essere stimolato, allenato, provocato, sfidato. Ecco perché è richiesto un impegno, una dedizione, occorre coltivare il tempio interiore, in profondità, in quel tempio dimora il divino, l'amore, Dio, e lì si trova la sorgente della beatitudine. Non occorre ricercare il divino ovunque, è sufficiente entrare in se stessi e lo si trova, è sempre stato lì. Mai, neppure per un istante, l'abbiamo perduto. Dall'eternità e per l'eternità dimora in noi. Purtroppo, noi non entriamo mai all'interno del nostro essere, preferiamo guardare fuori. La realtà dell'uomo è interiore, mai esteriore. Non potrebbe esistere una dimensione esteriore senza una dimensione interiore. Tutto ciò che vedi all'esterno è nato prima di tutto dentro di noi. La stupidità dell'uomo lo porta a credere a ciò che è esteriore, come fosse slegato dalla sfera interiore. È un'assurdità, anche dal punto di vista scientifico. Come può esistere un esterno senza un interno? Le due cose si accompagnano, sono due aspetti di un unico fenomeno. Il corpo è all'esterno, ma che cos'è al suo interno? Deve esistere ed esiste. Osserva semplicemente ciò che accade dentro di te. Osserva senza giudicare, con un'attitudine scientifica. Sii attento e presente, rispettoso di ciò che accade all'interno, ma non lasciarti coinvolgere o travolgere. Studia piuttosto quello che avviene. Questo è uno dei sentieri che porta a riscoprire te stesso, ti riporta alla tua essenza. Una presenza attenta e consapevole ti permette di comprendere meglio tutto quello che ci stiamo dicendo.